Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi, a parlare di Sony. Sony intesa come ecosistema PlayStation. Sono molto, ma molto deluso. Non posso definire altrimenti questa situazione perché negli ultimi anni Sony mi ha deluso profondamente da tanti punti di vista. E adesso ne parliamo perché non sono cose che mi sarei aspettato da fan di Sony e fan soprattutto sfegatato che non ha mai, dico mai, messo in dubbio un prodotto Sony. Ho comprato tutte le console, ho comprato i giochi più importanti e adesso invece sto vedendo che eventualmente, evidentemente, Sony sta facendo a meno del piacere del suo pubblico, con la presunzione di dire PlayStation 5 è la più richiesta. Eccoti la console, se ti va bene, eccoti la roba che c'è attorno, se ti va bene questo, se no, silenzio. Non a caso io mai, se mi avesse detto qualcuno 3-4 anni fa, mi avesse detto, Corrati, compri una console Xbox, gli avrei riso in faccia. Non perché non mi ha mai stuzzicato mentalmente, ma perché era un ultra Sony e per me era un affronto comprare una console Xbox. Ora che ce l'ho, ho capito che ci sono delle cose su cui Sony deve lavorare. Io sono sincero, non mi devo prendere in giro. Se dovessi scegliere una sola console da avere a casa, sceglierei ancora la PlayStation. Perché? Perché mi trovo meglio con l'ecosistema Sony, trovo più semplice le interfacce della console, trovo più semplice anche registrare video, quindi premi un pulsante e registri, su Microsoft è tutto un po' più complicato. Però c'è da dire, ragazzi, che con Sony sto avendo problemi che con Microsoft non si hanno. E in più vi dico anche che c'è un po' più di libertà d'azione su Microsoft, adesso ne parleremo. Allora, io ho preso la mia prima PlayStation nel 2002. Al compleanno di 18 anni non feci la festa, quei soldi che mi regalarono ci presi la PlayStation 2. E da là sono stato sempre fan della Sony, perché io fino ad allora ero Nintendo e Sega. Non a caso ho preso nel 2001 il Dreamcast, proprio perché volevo andare contro tutti quelli che andavano a favore di Sony, perché io volevo essere diverso agli altri. Effettivamente, quando comprai la PlayStation 2, capii che era un altro mondo a livello di giochi, a livello di qualità, di tutti gli ambiti. E da là, ragazzi, non l'ho lasciata più. Dopo la PlayStation 2 ho comprato la PSP, dopo la PSP ho preso la PlayStation 3, la PlayStation 4, la PlayStation 5 e la PlayStation Vita. Quindi vedete quanto è lunga la mia militanza tra le file di Sony? Ora, le prime cose che mi hanno fatto storcere il naso sono state, innanzitutto, non si trova PlayStation 5. E va bene, può capitare. Io l'ho presa a 100 euro di più. 600 euro, era marzo 2021, la console risultava introvabile e ho preferito spendere 100 euro di più ma avercela in quel momento e avere tutto quello di positivo che ho avuto poi sul canale. Grazie anche alla presenza della console Sony. Però da subito, primi problemi. Porca miseria. Vado a vedere. Si rompe la presa USB posteriore. Ho fatto un video. Cioè io inserivo e disinserivo la presa USB posteriormente alla console per i volanti, per intercambiare i volanti. Mi è rimasta in mano. Mi è uscita tutta la, cioè, devastata, distrutta, dilaniata la presa USB dietro, senza che io facessi nulla di grave. Ora, ragazzi, a livello di materiali mi sembra che questa console abbia un po' di problemi, perché PS4 l'ho fatto centinaia di volte, migliaia di volte e non ha avuto problemi. E vabbè, prima rottura. Compro la telecamera streaming, ragazzi, compro la camera HD della Sony. Sì, buona telecamera, ma cioè, non è compatibile con altri oggetti che non sia la telecamera Sony. Mentre invece abbiamo visto che Microsoft, puoi comprare qualsiasi telecamera, la colleghi alla Series S o alla Series X e streami. Quindi puoi anche andare a migliorare di tanto la qualità che la telecamera base ti darebbe, come quella Sony che sì, è decente, ma non è niente di che. E va bene. Ero convinto di avere dei giochi mostruosi, perché io i Gran Turismo 7, questi titoli qua, ero convinto di poterli giocare su console next gen al meglio della potenza, e poi invece sono usciti anche su PS4 con tutte le problematiche del caso. Ma non è solo questo, ragazzi. Parliamo di altri accessori Sony? Cuffie 3D. Raga, sono inutili. Farò la recensione perché me l'hanno chiesta.
non tanto dal punto di vista dell'audio. Sono discrete come te le metti, senza tante regolazioni, quindi neanche quello. Costano un botto perché costano 100 euro. E sostanzialmente l'audio 3D va bene, buono, quello che ti pare, ma c'hanno un microfono inutile. Si sente male, si sente ovattato, si sente basso, gracchia. Io da quando ho messo le cuffie Pulse 3D collegate alla PS5, l'audio dei video non si sente più quando gioco. Sente sempre gracchiare. Quindi, è un problema. Va bene, vogliamo parlare del prezzo dei giochi. Ma io penso che 70,99€ era un prezzo più che decoroso. Hanno portato i giochi a 80 euro e tanti giochi non li valgono. Cioè, io vedo gente che compra i The Last of Us per la 20ª volta e li paga 80 euro, ma i stessi giochi tipo FIFA, tu, uno mi può dire, però pure su Xbox, ma non c'ha senso anche su Xbox. I FIFA, i Formula 1, cioè questi giochi qua, ragazzi, non ha senso spendere 80 euro, perché è una... Ma pure i Demon's Souls Remake. È uno sproposito, cioè non ha senso, non ha senso, ragazzi, non ha senso. Parliamo del danno più grande, perché poi abbiamo parlato di tutto questo, ragazzi. C'è da fare un piccolo applauso perché hanno messo comunque un livello d'abbonamento adeguato, secondo me, alla concorrenza, perché il PlayStation Plus, soprattutto il premium, costa di più dei giochi dell'abbonamento Microsoft, il Game Pass. Però ragazzi, a livello di giochi io vedo gente che esalta il Game Pass a prescindere. No, ora l'abbonamento PlayStation a livello di giochi sta là, eh. C'ha dei giochi mostruosi, anzi in certi ambiti c'ha giochi migliori anche del Game Pass. La differenza è il prezzo maggiorato e che non escono i giochi al day one. Questa è la grande differenza tra il PlayStation Plus e il Game Pass. Il Game Pass tanti giochi importanti te li mette al day one, quindi tu non li paghi, li giochi. PlayStation Plus no, questa è la grande differenza. Ma se andiamo a vedere, a parte che tanti giochi sono simili, se andiamo a vedere la totalità dei titoli, raga, sono quelli. Quindi, altra cosa che non mi è piaciuta, la retrocompatibilità solo con PS4. Quanto sarebbe bello se la PlayStation 5 fosse retrocompatibile con tutte le altre PlayStation, ragazzi. C'è il CD della PlayStation 1, della 2, della 3, cioè quanto sarebbe bello poter mettere un disco e giocarci. Su Xbox è possibile, su PlayStation no. E questo fa girare le balle, ma l'apice si è toccato con le nuove uscite. Allora, punto primo, adesso alla fine parleremo del DualSense. Mi hanno annunciato il DualSense Edge, questo pad avanzato. E tu ti aspetti, toh, 150 euro può costare. 160, il doppio di un DualSense, che sarebbe già tanto. Cioè, va a vedere il prezzo, 240 euro. Cioè, ma questa è follia. Cioè, Sony sta aumentando i prezzi e portandoli alle stelle in un momento di crisi senza interessarsene minimamente. Ma vogliamo parlare del VR 2? A me non mi interessa quanto costa su PC un visore di realtà virtuale, ma... Cioè, ragazzi, 600 euro costa più della console. Beh, ditemi voi, cioè, siamo alla follia. Come non mi è piaciuto il discorso di aumentare la console di 50 euro perché non ti cambia la vita. Tu le console le stai vendendo, non ti cambiava la vita aumentarle di 50 euro. Come non mi è piaciuto il discorso che già è stata annunciata praticamente la PS5 Slim, che uscirà a settembre, se lo sapete, ha il lettore dischi estraibile. E si presume a rimorchio la PS5 Pro quando tu non riesci a commercializzare le console attuali. Tu prima ti dovresti accertare di avere le console attuali ovunque, quindi nei negozi e negli store online. E dopo pubblicizzi e commercializzi la nuova console. E non è stato fatto anche questo. Parliamo del DualSense, ragazzi. La cosa... la pietra tombale del DualSense. Cioè, io sono arrabbiato, dilaniato. Cioè, non so come definirmi. Cioè, in 2 anni, neanche... Perché parliamo marzo 2021, marzo 2022, un anno, siamo a novembre, in un anno e mezzo abbondante ho cambiato 3 pad, ma è normale per voi. E non è solo il cambiare il pad, ora mi ha risposto GameStop, mi ha detto il pad lo devi mandare all'assistenza Sony, noi non ti possiamo fare nulla. Cioè, capito, quindi ora mi devo rompere i coglioni anche io a spendere la... spedizione per mandarlo all'assistenza Sony. E dai feedback che ho visto, gente che non ha visto più il pad, che l'ha rivisto dopo un anno,
Voi pensate se io non volevo ricomprare il pad che sono stato costretto a riprendere questo rosso. Praticamente avremmo rischiato di non avere più un pad per giocare. È normale per voi, è normale che anche i pad nuovi che vengono commercializzati hanno la problematica del drift e non si è fatto nulla per risolvere questo problema. Beh, raga, so. Io penso che sia vergognoso. Molti mi avete detto c'ho il drift sul pad PS4 e non ce l'ho mai avuto, ce l'ho sul pad dell'Xbox e non ce l'ho mai avuto, quindi per me è una vergogna. Sony sta facendo il discorso, ma poi non sono manco entrato nell'ordine delle idee di parlare di Call of Duty, ragazzi, ma tutta la manfrina che ha fatto Sony su Call of Duty ne vogliamo parlare? Cioè Sony ha fatto un macello incredibile sul fatto che Microsoft stia acquistando Activision e potenzialmente, anche se per i prossimi 6 anni almeno è stato detto che uscirà anche su PS5, potenzialmente potrebbe dire dopo 6 anni no, noi Call of Duty non lo facciamo più per PlayStation, ma è normale. Sarebbe anche concepibile, anzi, troppo buona Microsoft a farlo per 6 anni su PlayStation, non lo farei più per niente. E in più dire, no però voi lo mettete al day one su Game Pass. Sì ma ragazzi, ma parliamoci chiaramente, io adesso sto giocando Call of Duty l'ultimo. 80 euro di gioco per una campagna che dura 7 ore. Come giocavo prima, che passavo almeno un paio d'ore al giorno a giocare, io l'avrei concluso in 2 giorni e mezzo. Vale la pena. Cioè, uno che non usufruisce tutta la lambaradam del multiplayer, che è sempre la stessa cosa, tra l'altro. Vale la pena pagare un gioco 80 euro. Allora ti pago l'abbonamento, me lo dai al day one, sta a posto. Non mi interessa. Io l'avrei giocato... Ragazzi, se fosse uscito su Game Pass, io l'avrei giocato su Series S e non me ne sarebbe fregato un cazzo della grafica lievemente migliore di PS5. Va bene così. E giocherò tutti i giochi che usciranno anche su PS5... Ma usciranno sul Game Pass? Il gioco sul Game Pass su Series S? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega che esce pure per PS5? Ragazzi, me lo gioco su Series S con una grafica lievemente inferiore, ma comunque godibile. Cioè, questo non ha capito Sony. E quindi io spero che Call of Duty venga messo al Game Pass, pure se lo faranno anche su PlayStation. Così Sony si rende conto e inizia a fare magari un abbonamento anche a lei con quelle caratteristiche del Game Pass, perché... Io credo che sarebbe ideale per tutti, però no, Sony deve stramangiare sulle esclusive. God of War, gioco che ho visto. Raga, è un riciclone di God of War del 2018. Esce anche per PS4, quindi un gioco che anche graficamente è molto meno di quello che poteva essere. Infatti ho visto la maggior parte delle recensioni, dicono sì, bello, ma sicuramente non un gioco next gen. 80 euro, ci sono i ciucci che se lo vanno a comprare, il Day One, God of War, come Horizon Forbidden, tutta sta robaccia. Questa è robaccia, ragazzi, perché per quanto poi il gioco possa essere bello, godibile, è una presa per il culo. Doveva essere un gioco next gen con delle determinate caratteristiche, non lo è. Io vi ripeto, io sto giocando a Plague Tale Requiem, un video uscirà, penso, tra stasera e domani. Ragazzi, per quanto vado in 30 fps su Series S, console inferiore, ho visto i gameplay di God of War a livello grafico. Siamo su un altro pianeta. Non perché God of War nel totale è bello, le luci, quelle qua, i dettagli, ragazzi, sono di un altro livello. Ecco perché è un gioco che non poteva girare su PS4 come gira God of War. Quindi finché non si metteranno in mente di fare solo giochi così. E ci hanno preso per il culo perché ci avevano detto che sarebbe uscito solo su PS5. Invece no, esce pure per PS4. E allora non ci prendiamo per il culo, ragazzi. Sony ha imboccato un tunnel che a me non mi sta piacendo per niente. Se continua così, io prendo, compro tutto Xbox e mi prendo il PC in futuro e Sony l'abbandono. Quello che dovrò giocare su Sony me lo prenderò su PC, quindi vedremo cosa accadrà, ma sono molto deluso. Fatemi sapere la vostra, ci vediamo, voglio.